Sto registrando. Mica si è emozionato tutto. Tu vieni un po' più qua. No. Però se va un po' più là, a me mi tappa. Per quello. Benvenuti a tutti, siamo alla terza puntata di In Segreto. Non è la quarta. Ah, le due. La ho capito, la terza. Oh, ma ne avete fatto già senza di me? Non so, le 6:15, io tra mezz'ora me ne vado. Parto leggendo, ragazzi, vado. Vai, vai. 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 Uomo 25 anni, ho un pene piccolo come un neonato. Ma l'hai scritta tu sta roba? Sì. Ogni mese vado dal medico specialista sperando che si allunghi. Ma perché? Ma lo tira come una cicca. Lo tira come una fionda. Lo tengono in quattro. Donna 18 anni, da quando il mio compagno di classe mi ha detto che le mie cosce sembrano due prosciutti. Ehi, bella prosciuttona! La chiamano Parmalat. Che c'entra? Quello fai formaggio. Parmalat, al latte, idiota, che formaggi. Vabbè, da cosa esce il formaggio? Dalla mucca, da stamina. E dalla pecora. Dal latte. Che c'entra col prosciutto? Tutto torna. Sono completamente ossessionata dal cibo. Va a bastonare i maiali. Ogni giorno mangio un biscotto per colazione e butto il pranzo senza farmi vedere. Finito! Mangiato, mangiato! Dopo aver mangiato la sera, salto. Ma che cazzo salti che pesi 100 kg? Salta! E no, salta? Salta la cena, idiota! No, salto e mi muovo per un'ora per smaltire tutto. Hai visto che saltava come una poca monaca? Tum, 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 cioè, dichiari che si sposta? La madre, ma che cazzo è? È il cucciolo di tua figlia, dice il marito. Donna, 23 anni. Ultimamente mi sento depressa. Non ho la minima voglia di uscire con amici. Sono stata ferita tanto nell'ultimo periodo e a causa di questo sono ingrassata e non mi va di parlarne con nessuno. Magari non esce più perché non esce dalla porta. Hanno ballato le finestre. Per si fa la doccia con l'idrante. Esce col caterpillar. Donna, 22 anni, qualche mese fa. Parti con entusiasmo e poi ti perdi. Donna, 22 anni. Donna, qualche mese fa sognai di baciare con passione un mio collega. Aspetta che finisco sto. Ah, vuoi bene bene. Posso arrivare. Posso arrivare al punto almeno. Sì. Quando glielo raccontai, sorrise e mi disse che ne era lusingato. Ieri mi ha confessato che la notte prima anche lui aveva sognato di baciarmi e che era stato un sogno bellissimo perché mi vuole tantissimo bene. Tantissimo, la vuole impugnare. Lui mi piace molto, ma è sposato e ha 3 bambini. Ma no. Mi permetterei di farmi avanti. Vabbè, l'ha contato una storia inutile perché non c'ha fine. Magari se andiamo più avanti c'è il capitolo dopo. Sono rotta. Mi tengo su col cielo, fan. Telefono. Vai a prenderlo. Telefono. Guarda chi è. È una. Telefono. È finito? Uomo 26 anni, una sera andai a una festa con degli amici organizzata in un capannone. Ma dove? Io non c'ero. Eravamo tutti no. Straubriachi marci. Straubriaco. Al punto che a un certo punto. A un punto certo, come è un gioco di parole, questo è scaltro. A un certo punto. Come è il fidanzato di quello questo di prima? Questo ha studiato. Come quello di prima. Questo è altro carni! Al primo capitolo di Rampaglia. Ti sto per dare! Oh, stiamo facendo confusione. Mi pisciai addosso. Che? Senza rendermi immediatamente conto di cosa stesse succedendo. Ma ragazzi, piove! Donna, 25 anni. Qualche anno fa stavo a casa di mio padre e all'epoca c'era anche mia nonna. A un certo punto, nel cuore della notte, mio padre fa una mega scorreggiona. Io ci ero abituata. Normale, nonna, è papà che si caga addosso. Papà che scorreggia come una vaporina. La nonna è importata. Capelli così. Donna, 17 anni. Di recente ero sotto casa con degli amici. Ci passa sotto casa. È un Marines. Ragazzi, andiamo. Dopo esserci un po' stonati. Quello spiegato non sa fare niente sui piatti. È il coro delle voci bianche di Vienna. Ma sono riuscita ad arrivare alle scale e ho vomitato l'anima. Ma che cazzo dici? Ah no, ho sentito il bisogno di vomitare. Ma ah, è partita da. Ah! Ma non ha so. Ha saltato 2 righe. Ma perché tortura l'italiano così? Ho sentito il bisogno tortura, di vomitare. Tortura. Mi è scappato una torna. Che sto lavorando con incompetenti della lingua italiana. Stavo pensando in spagnolo e mi ha fatto un tortura. Tortura. Ma non è. Ma neanche in spagnolo. E due torturelle. Quelle di mamma per
Tortorelle, ti ricordi? No, quelle erano Tortorelle. Torturelle. Ma no, Torturelle, quella no! Ma sono pugliesi. Ma ah, allora è Torturelle. Ma non sono riuscita ad arrivare alle scale, ho vomitato l'anima nel cortile. Pesava 21 grammi in meno. Per chilo di prosciutto che avevo vomitato. Donna, 18 anni, una volta tornai da scuola, vidi il mio cane felice che aveva il pistolino rosa. Il pistolino rosa. Glielo toccai e mi annusai le mani. Era molto profumato. Che schifo. Sa come le prosciutto. Uomo, 15 anni, ho ucciso un'anatra con un sasso. Jack Norris. Ho ucciso un'anatra con un sasso, ma va. E il pulcino, mamma. Non si maltrattano gli animali. Donna, 14 anni, ho provato lo spazzolino elettrico sul clitoride. Adesso è pulitissimo. Madonna. Il padre del tesoro ha visto il mio spazzolino. No. Uomo, 21 anni, da piccolo soffrivo di bipolarismo. Ah, vuol dire che ha una doppia personalità? Sì. Pensavo avesse a che fare qualcosa con i polaretti. Ma chi è sto idiota? Mangiala due per volta. Vedevo sempre dei nani che mi rincorrevano per staccarmi le palle a morsi. Ma perché? No, questo qua non è bipolare, questo qua è un drogato a morte. Comunque secondo me non è che soffre di bipolarismo, soffre di... decoglionismo. Idiozia frequente. I miei amici non mi credevano, ma dopo un anno mi hanno fatto visitare. Donna, 16 anni, esattamente 3 anni fa mi sono trovata in una situazione orribile e non ho avuto nessuno a mio fianco che mi tirasse su. È caduta? È scivolata mentre guardava lo specchio. È ancora lì, sta scrivendo per terra. Donna, 18 anni, una sera d'estate mi ero fatta un bicchiere in più ed era un periodo che non stavo bene con lo stomaco. Allora da sola mi avventuro al bagno. Era completamente vuoto. Mi avventuro. Cazzo. Ho preso. Caga la... mai sta donna. Mi avventuro. Bear Grylls. Ha preso la borraccia. La fascia, il mitra. Tipo Rambo. Entro, com'è? Mi siedo, mi viene la sciolta. La sciolta, da vuoto. No, sciolta. E non riuscivo a trattenerla. Ma come cazzo scrive sta gente, ragazzi? Entro e come mi siedo, mi viene la sciolta e non riesco a trattenerla. Com'è M'E? Come ti pare? Come riapro? C'era una fila di ragazze che aspettavano. Spero solo che l'odore non era sgradevole. No? Non fosse, sarà. Spero solo che l'odore non era sgradevole. Tra una che scrive male, l'altro che legge peggio, si capisce un cazzo, sembra turco. Siamo a metà storia. Non piccarmi, veramente. Sono andate a dire, oh, ma che cazzo hai fatto in bagno? Che sacrificio hai fatto? Puttedre! Ma chi ti è morto dentro? Donna, 15 anni, a volte mi masturbo solo per riscaldarmi dal freddo. O per addormentarmi. Ma perché per addormentarsi? Me ne vergogno. Ma perché? Perché mi piace un sacco. Eppure sono vergine ancora. Si è infilata tutti i soprammobili che aveva in casa. È un portamatite umano. Donna, 18 anni, amavo il mio ragazzo. Cioè, se l'hai mangiato. E quando mi chiese di farlo per la prima volta io dissi di no. No! Gli ha dato un ceffone. Ciao, porco! Andiamo ad insieme. Perché stavamo insieme da troppo poco tempo. Un quarto d'ora. Insomma, non mi sentivo pronta. Oh, è capitato anche a me. Ascolta, mi spiace. Lui si imbarazzò e si fece triste. Si imbarazzò? Si fece, si traveste uno triste. No, triste è il suo amico. Mi fece pena e lo facevi. Ma qui lo denunciai. Gli ha fatto pena e se l'è scopata. Uomo, 30 anni, quando scopo per la prima volta con una ragazza cerco sempre di farmi dare il culo. È una mania che ho, è così. Prendere o lasciare. Eh sì. La considero una vittoria. Ma che cazzo è Sandokan? Dopo le prendo lo scalpo. Qua le righette ogni 5 la cancella. Ah, anche questa è fatta. Anche questa l'ho imparata. Il Vanessa di culi. Il culator. Donna, 18 anni, amo sniffare il pelo dei miei gatti. Dentro io. È diventato un gatto egiziano il suo gatto. Non c'è più il gatto col ciuffo così. Tuc. Lo aspira a distanza. Uomo, 25 anni. E quindi? Quando ero piccino. Piccino. Bello di papà. Mia cugina, che era solita passare con me divertenti pomeriggi ludici, ho scoperto nel cesso della biancheria delle mutande con evidenti strisciate color marrone. Che schifo. Sgommava. Valentino. Ovviamente lei ha cominciato a deridermi e schernirmi. Ma che cazzo è? E schernirmi. Parla. Ha cominciato a schernirmi. Quanti anni hai sto demente? Non mi schernire. 25 anni. Mai più. Serio e composto le ho, gli ho dato un ceffone. Senza spiegare parole inutili, l'ho legnata come un bradipo. Le ho fatto capire che ogni indumento intimo maschile ha questa caratteristica. È vero.
Io le compro già sgommate. Luna, vuoi leggere un po'? Non la metà. No. Legge. Naui? Legge Naui, dai. Beh, vieni qua davanti. Ciao, sono Manuel. Ciao. Donna, 19 anni. Donna. Ieri dall'estetista avevo entrambe le gambe alzate e piegate al petto per depilare la zona perianale. Stava partorendo. Fingi! A mo di posizione dell'ostrica. Com'è la posizione dell'ostrica? È sputa mentre parli. Che gambe in su. Che gambe in su. Era attaccato uno scoglio. Messo tipo cancro. Granchio. Ma sì, era stasera. Sagittario, dai. Ma sì. Lei fa sempre così e in effetti lo strappo è molto meno doloroso. Ho sperato non lo facesse, ma una volta finito mi ha abbassato le gambe di colpo e tutta l'aria che mi era entrata nella Yolanda si è liberata del peggior flato vaginale di sempre. E sono partito dalla finestra. È arrivato a casa senza prendere l'auto. Con mille terrarie. È gonfiata tipo quelli per la ciminiera. Donna di 21 anni. Ho una strana voglia sul collo. Di cosa? Di un collare. Il collare delle cariche quando abbaiono si elettricizza. Ciao. Ciao. A un concerto cominciamo a applaudire. Vabbè. Quando vai in discoteca balla così. Ma col fidanzato per strada. Non sono il clacson. Ricorre le macchine. Vabbè. Morde le biciclette. Ho una strana voglia sul collo e sono stata insieme ad un ragazzo per 3 anni. Che aveva una strana voglia dall'altra parte. Aveva una strana voglia di topo. I primi 2/3 mesi del nostro rapporto continuavo a coprirla con del fondotinta. Copriva il ragazzo con fondotinta. Le fotografie erano così. Avevo... Usciva un tipo. Se il motivo c'era la nebbia. Vabbè, posso continuare? Sì, vai. Continuavo a coprire del fondotinta per la vergogna che lui potesse vedermi. Una sera, mentre mi faceva un succhiotto, gli è rimasto la bocca come quella del gioco. Aspetta. Il fondotinta andò via e rimase scoperta la voglia. Guarda, mi hai fatto un merda! Anche se non stiamo più insieme, mi vanta tuttora di avermi lasciato un segno indelebile con un succhiotto! Un piranha. Ma cos'è? Aspira polvere umana? Si è appeso un po' di sanguisuga. Donna di 20 anni, ho una paura matta di partorire. Ti tiro dentro come se fosse un segreto. Matta di partorire. 4 anni dentro lo stomaco. Mi è uscita una gamba dalla toppa. Esce la testa. Oh, ma quanta cazzo manca? È una cosa orribile. Ti sformi tutta. Ma che cazzo sei, un Pokémon? Ti sformi tutta. E si rompono i capillari sulle gambe. Madonna, che cazzo è? 9 mesi di sofferenze che ti rimangono a vita. Una bambola di cera diventa, ti scioglie tutta. Penso che non avrò mai dei figli. Uomo di 45 anni. Conduco da molti anni una doppia vita. Sono Batman. Ok. C'ha due profili su Facebook. Di giorno sono un avvocato di successo. Mica il Daredevil. Di notte un perdente. Di notte combatto il crimine come uomo scaldabagno. Dai. Ma i media non mi dedicano mai spazio. Di sicuro perché sto cercando di affondare il sistema rettiliano massonico che li comanda. Ma l'uomo scaldabagno con cosa va? Con l'uomo di scaldabagno no, va col phone. Attento. Ma con lo spazzolone del cesso gli dà in testa. Ma con i bigodini in giro. Con l'accappatoio dei bigodini e i ciabattini. Uomo di 19 anni. Quando sono a casa da solo spesso ordino una pizza. O meglio due. Non sopporto l'idea che il pizzaiolo sappia che ceni da solo. E quando arriva alla consegna accendo la musica. Accendo musica e radio. Apre la porta. Wow, ci stiamo divertendo tantissimo. E faccio finta. E il pizzaiolo con la pizza in mano. Ma se sei da solo. Ne ho una da scopare in mano. Aspettate. Piano ragazzi, arrivo. E pizzaiolo. Faccio finta di non essere solo in casa. Non spingetemi, ma se sei da solo. Oh ragazzi, arrivata la pizza. Ti stai divertendo un casino. Donna, 16 anni. Ogni volta che corro per lo sforzo mi scappa qualche lieve scorreggina. Che cazzo è? Mette il turbo. Marmitta. È un chopper. Spero che nessuno se ne accorga. Però posso sempre imparare a sfruttare questo mio difetto come turbo durante la corsa. Donna... Ha trasformato un difetto in vantaggio. Questa è la scorreggia. C'è quello lì che corre in cerchio. C'è il tipo che sta correndo e sta tipo...
Ma come un palloncino. Uomo di 21 anni, da piccolo i miei amichetti mi avevano detto che, stringendo il pugno fino a farlo diventare viola, si sarebbe ottenuta una forza tale da rompere un termosifone. Ci provai anch'io e vi posso assicurare che non funziona. Ma ancora adesso i miei non si spiegano perché quel giorno mi mise a prendere il pugno in termosifone. Perché sei un ritardato, Sara. Ma guarda, Susi, l'idiota di tuo figlio sta di nuovo picchiando il termosifone.